Un buon punto, le opere a livello di singoli comuni anche già concluse, altre sono in corso, altre sono gare che sono state espletate, adesso ci sarà l'affidamento dei lavori, quindi cominceranno nelle prossime settimane. Naturalmente poi ci sono anche interventi di più lungo periodo, nel senso che richiedono progettazione che è in corso, però lo stato di avanzamento è buono e sono rimasto colpito, insomma, dalla concretezza, dalla capacità di fare, insomma, della regione e poi del gruppo di lavoro, regione-governo. Mi sembra che siamo a un buon punto e io penso che nei prossimi mesi i cittadini del Molise cominceranno a vedere i frutti di questo lavoro. C'è anche l'opportunità dell'area di crisi non complessa qui in Basso Molise. Sì, qui su questo stiamo lavorando con il Ministero dello Sviluppo Economico per approntare gli strumenti per incentivare la ripresa delle attività produttive e anche attrarre nuovi investimenti. Mi sa che qui ha chiuso lo zuccherificio del Molise, era l'unico del meridione? Purtroppo sì, lo so ed è una delle cose che ci tormenta. Il governo ha deciso di abolire i voucher. Questo non sarebbe anche un problema per il sud, insomma? Ma guardate, noi già da tempo stavamo lavorando a strumenti per tutelare, per consentire, ma tutelando i lavoratori, pieno forme di lavoro occasionale, che sono anche forme di lavoro che servono anche ai lavoratori che ne possono aver bisogno. L'importante è che siano pienamente tutelati. Rispetto ai voucher avevamo cominciato già a disciplinarli, a regolamentarli col Jobs Act. I voucher risalgono a prima del governo Renzi. Col governo Renzi abbiamo cominciato a regolamentarli, adesso li mettiamo da parte per costruire forme di tutela maggiori e più forti per i lavoratori. L'intenzione non è di far scomparire il lavoro occasionale o lasciarlo finire nel nero, ma invece è proprio quello di dargli una regolamentazione adeguata. Il DLE sul credito d'imposta crede che possa servire? Beh, quello è molto importante, io ho avuto dei riscontri importanti anche nel mondo delle imprese, noi contiamo che grazie al rafforzamento del credito d'imposta e investimenti nel mezzogiorno, le imprese del mezzogiorno lo sfrutteranno appieno. Questo significa un potenziale di investimenti che si mette in moto tra 1,7 miliardi e 2 miliardi l'anno, che significa una buona spinta alla ripresa, tanto più aggiungendoci gli investimenti pubblici che stiamo realizzando attraverso i patti per il sud. Ministro, invece l'area di crisi complessa, lei l'ha seguita dall'inizio, i tempi sull'accordo di programma, se possiamo chiederli anche a lei. Ma mi sembra che siamo a buon punto, forse il Presidente in questo è più aggiornato di me, dato che adesso non sto più al Ministero dello Sviluppo Economico. Mi sembra un lavoro ben avviato e finalmente abbiamo individuato gli investitori che possono far ripartire l'area, però forse su questo il Presidente. Lei ha incontrato anche una delegazione di lavoratori delle aziende dell'area di crisi complessa. Abbiamo parlato degli strumenti che abbiamo messo in piedi per incentivare la ripartenza, tra l'altro sono previsti anche dal patto per il Molise, e poi degli strumenti di ammortizzatori sociali per tutelare i lavoratori, il reddito dei lavoratori. Il patto, andiamo avanti con impegni serrati, c'è un controllo reciproco, il governo controlla la regione segue il governo e i cittadini verificano l'avanzamento. Penso che il fatto innovativo, straordinariamente innovativo proprio del patto, sia questo ragionamento a tre, governo, regioni e cittadini. Andiamo avanti con l'idea di impegnare il 100% delle risorse stanziate entro fine anno. E sull'accordo di programma il ministro diceva. L'accordo di programma entro aprile il Ministero dello Sviluppo Economico ci conferma la definizione definitiva dell'accordo di programma a valere sull'area di crisi complessa.